La vittoria della Juventus contro il Milan ha galvanizzato sicuramente l'ambiente, un ambiente che sembrava ormai destinato a un campionato anonimo, ed invece questa vittoria, accompagnata da altri risultati che portano la Juventus a solo meno 2 dalla vetta, porta a riflettere, porta a ragionare. Forse questa Juventus non è poi così da buttare, forse questa Juventus può competere per il titolo, forse può dire la sua per la corsa a scudetto. E quindi cosa succede? Succede che però ci sono degli evidenti limiti dovuti a un mercato che non è stato fatto quest'estate e a due diciamo esclusioni eccellenti, come quella di Fagioli e Pogba, avvenute in corso d'opera, quindi durante il campionato. Quindi cosa succede? Che la notizia di oggi è una notizia molto importante, perché calciomercato.com, ma soprattutto Nicola Balice, ci dà una notizia molto importante sulla Juventus, perché la Juventus è pronta a intervenire sul mercato fin da subito, perché ci sarebbero contatti ben avviati tra la Juventus e un giocatore che può essere un rinforzo, a mio avviso, giusto per il mercato di gennaio. Andiamo subito alla notizia, andiamo direttamente a quella che è lo svolgimento di una trattativa che secondo me può dare qualcosa in più a questa Juve, perché in termini di rosa la Juventus ha bisogno di un innesto, e quindi scopriamo tutto insieme. Io come sempre vi ricordo qui FCM News Sport, sarete sempre costantemente aggiornati in maniera del tutto gratuita sulla Juventus e sulle trattative di mercato che vedono coinvolta la Juve, quindi se vi va in maniera del tutto gratuita iscrivetevi. Allora, andiamo alla notizia, perché secondo Nicola Balice la Juventus sarebbe vicina, anzi mai così vicina, a Lazar Samardžić, perché Samardžić, secondo calciomercato.com, secondo Nicola Balice, avrebbe già deciso di voltare pagina, avrebbe detto assolutamente sì alla Juventus, ha deciso di salire sul carro Juve nonostante tutto quello che è successo in estate, perché ricorderete che Samardžić era un giocatore di fatto dell'Inter, aveva svolto le visite mediche con l'Inter, aveva già detto sì all'Inter, era pronto a firmare dopo le visite mediche con la società nerazzurra. Poi però il suo entourage ha evidentemente cambiato un po' le carte in tavola, non sapremo mai com'è andata effettivamente, però sappiamo soltanto che qualcosa all'ultimo è saltato, ragion per cui l'Inter ci ha ripensato e il giocatore è rimasto a Udine. Di fatto quindi cosa succede? Che Samardžić resta all'Udinese, ma l'Udinese fondamentalmente aveva già pensato a una squadra senza Samardžić, e quindi di fatto l'Udinese è come se aveva già in qualche modo messo da parte Samardžić a livello proprio teorico, ed invece se l'è ritrovato in rosa. Ecco che la situazione sta cambiando, perché il suo entourage vuole portarlo lontano da Udine fin da gennaio, e la Juventus può essere la società giusta, perché la Juventus e l'entourage di Samardžić, quindi chi? Il papà con un nuovo staff proveniente dalla Germania, quindi non più con la pimenta, avrebbero già dato l'ok, ci sarebbe un accordo di massima tra Juventus e l'entourage. Quindi tra Juve e entourage di Samardžić c'è l'accordo. Si parla di un contratto che dovrebbe essere un quadriennale. Si parla di un contratto inferiore ai 2 milioni di euro. Si parla tra 1 milione e mezzo e 1 milione e 8. Quindi cifre super abbordabili per un ragazzo che attualmente all'Inter, o meglio all'Udinese, guadagna 450.000 euro. Non sappiamo qual era il contratto che avrebbe proposto l'Inter, ma la Juventus e Samardžić hanno già trovato l'accordo. Non resta che trovare forse l'obiettivo più importante, o meglio, il passo più importante. Qual è? Quello della chiusa dell'affare, quindi dell'accordo con l'Udinese. Perché la Juventus ha capito che deve accelerare. Ha capito che le carte in tavola ci sono per poter evidentemente trovare una stagione positiva. Perché si è resa conto che nonostante una rosa non eccezionale, la concorrenza non è poi così spietata, perché abbiamo visto un Napoli che non è partito col piede, lo stesso piede agguerrito dello scorso anno, perché abbiamo visto un Inter che è molto più forte della Juventus a livello numerico, a livello di rosa, però qualche passo falso lo sta facendo anche lei. Vedesi, la sconfitta col Sassuolo, il pareggio col Bologna, insomma, dei passi falsi li fa anche l'Inter, che poi non è poi così imbattibile. Li sta facendo anche il Milan, che ha perso due scontri diretti con Inter e Juve, e la prossima la gioca col Napoli, quindi anche lì vediamo che il Milan non è esattamente imbattibile. Per cui la Juventus si trova in una situazione in cui dice: occhio, io qua posso dire la mia.
occhio, evidentemente la Juventus non è poi così inferiore forse alle altre, anche perché ricordiamoci sempre, rispetto alle altre, la Juventus non ha le coppe, e questo è un vantaggio, sicuramente un vantaggio, e ti consente di avere più energie e più lavoro settimanale. Ora però serve l'apertura definitiva dell'Udinese per quanto riguarda il prestito con opzione di riscatto, ossia un diritto che potrebbe diventare obbligo, e bisogna capire come può scattare questo obbligo, perché fondamentalmente la Juventus sta lavorando con l'Udinese per capire quali sono le condizioni. L'Udinese dice: facciamo un contratto di soli 6 mesi, o meglio un prestito di soli 6 mesi, quindi a gennaio a giugno, in cui tu mi assicuri che il diritto diventa obbligo al raggiungimento della Champions League, quindi tu ti qualifichi in Champions League e di fatto mi assicuri che mi riscatti il giocatore. La Juventus invece ha un'altra idea, cioè quello di rendere un po' più complicato questa operazione e soprattutto estendere il prestito, quindi non un prestito di 6 mesi, quindi con un riscatto che avverrebbe dopo soli 6 mesi, ma la Juventus vorrebbe un prestito un po' più lungo, magari di un anno, che consentirebbe quindi la Juventus di trovare un po' di linfa vitale economicamente parlando e spendere dopo. Poi tra l'altro ha un altro aspetto l'Udinese, cioè l'Udinese dice alla Juventus: piano, ragioniamoci magari verso dicembre, perché io da qui a dicembre devo capire in che posizione di classifica sarò. Perché se l'Udinese a gennaio, ad esempio, facciamo un'ipotesi, è in lotta per la salvezza, è chiaro che l'Udinese stessa sarà lì a dire: io me lo tengo stretto, perché mi serve, evidentemente, perché l'Udinese ha perso tanta qualità negli ultimi anni, e quindi un giocatore come Samardžić potrebbe essere una soluzione molto interessante da piazzare. Soprattutto la Juventus sta provando a inserire qualche contropartita tecnica. La prima contropartita di cui si parla è Nicolussi Caviglia, un giocatore che verrebbe dato in proprio a titolo definitivo, dandogli una dotazione intorno ai 5-6 milioni, non di più, perché questo è il valore del ragazzo. Ma ci spera la Juventus. Ricordiamoci anche dell'opzione Marley Ake. La Juventus dovrebbe girarlo a titolo definitivo all'Udinese, e quindi tra Ake e Nicolussi Caviglia la Juventus spera di ottenere una cifra magari che si possa avvicinare ai 10 milioni. E considerando che l'Udinese valuta Samardžić 10 milioni, beh, è già qualcosa. Ricordiamoci anche che la Juventus ha un aumento di capitale che gli consente di avere più liquidità. La Juventus, se dovesse essere confermata la squalifica a Pogba, comunque rinuncerebbe al mega ingaggio dato a Pogba, e quindi ci sono le carte in tavola per poter agevolare questa trattativa. Trattativa che tra l'altro secondo me porterebbe un giocatore che è ottimo, per due motivi: perché è giovane, perché è talentuoso, ma soprattutto perché è un giocatore tecnico di qualità che manca a questo centrocampo, perché Pogba e Fagioli sono due giocatori molto tecnici, i due più tecnici della rosa. Venendo meno loro è necessario un intervento, e quindi la Juventus è portata avanti secondo Nicola Balice e soprattutto secondo calciomercato.com, ed è una notizia molto importante. Nome giusto secondo voi? E soprattutto la Juventus si ferma a Samardžić, oppure ci può essere qualcosina in più? Tra l'altro giocatore che secondo me può essere utile in un ipotetico centrocampo a 3 con Locatelli e Rabiot, ma anche in un ipotetico, facciamo un esempio, 4-2-3-1, un ipotetico cambio di modulo con una difesa a 4, e con lui secondo me si potrebbe posizionare alle spalle delle due punte, cioè potrebbe essere la spalla giusta per il duo composto da Chiesa e Vlahovic. Quindi Samardžić a queste cifre, con questo ingaggio e con queste opzioni, già a gennaio può essere l'operazione giusta. Apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.